L'energia potenziale elementare si può trovare come meno f di x in dx per dx, meno f di y in dy. Se abbiamo una situazione che è quella descritta qui su questo sistema xy di assi cartesiani, un punto P0 che si sta muovendo in direzione di P, e utilizziamo questa come relazione per uguagliare l'integrale da P0 in P della energia potenziale elementare, otteniamo che a sinistra c'è la variazione di energia potenziale tra P caratterizzato dalle coordinate xy e P0 caratterizzato dalle coordinate x0 e y0, e dall'altra parte un'integrale che potremmo calcolare se noi conoscessimo la forza nei vari punti della traiettoria avuta. E si può quindi, portando a secondo membro il termine u di x0, y0, affermare che il potenziale in un determinato punto è uguale a questa funzione integrale calcolabile conosciuta la forza, più un termine di riferimento a cui potremmo assegnare un valore costante, potremmo scegliere per semplicità di assegnargli un valore nullo. E per esempio, nel caso particolare della forza di gravità, abbiamo una forza che è meno m per g, quindi una energia potenziale, che in questo caso non è u di xy ma u di z, che è uguale a meno integrale dalla posizione considerata come riferimento a z della forza in dz, e quindi meno m per g per dz uguale m per g per il risultato dell'integrale definito tra 0 e z in dz è z stesso, e considerato e posto che nell'origine degli assi l'energia potenziale ha valore nullo. Se intervenissero nel sistema forze sia conservative che non conservative, non potremmo utilizzare la funzione energia potenziale, perché non sarebbe definibile in quel sistema. Per calcolare il lavoro, quindi utilizziamo il fatto che il lavoro si può trovare come differenza tra le energie cinetiche delle due situazioni estreme in esame, oltre che con la formula classica che è l'integrale tra A e B della forza scalare gli spostamenti elementari. Se la forza è composta di una componente conservativa e di una non conservativa, questa integrale può essere diviso in due integrali. Il primo, in relazione solo alle forze conservative, può essere pensato come una differenza di energia potenziale riferita a quelle forze di tipo conservativo. Il secondo, non lasciando la possibilità di introduzione di una funzione energia potenziale, rimane il lavoro compiuto dalle forze non conservative. Se si porta a primo membro il termine U di A meno U di B, quello che si ottiene è che il lavoro delle forze non conservative altro non è che la differenza di energia meccanica tra la situazione finale, quella in B, e la situazione iniziale, quella in A. Quindi l'energia meccanica complessiva non rimane costante come nel caso in cui intervengano solo forze conservative. E un caso in cui interviene una forza non conservativa potrebbe essere quello in cui interviene l'attrito, e in particolare il lavoro compiuto dall'attrito o dalle forze non conservative risulta essere la differenza tra le energie meccaniche finale ed iniziale. E ricordando che la f di x è meno di u in dx e dualmente f di y uguale meno di u in dy, se si effettuano le derivazioni dell'energia potenziale in dx e poi successivamente in dy, e dell'energia potenziale in dy e successivamente in dx, se questi due termini sono identici, allora questo implica che le forze in gioco sono delle forze di tipo conservativo.